Oltre 200 persone sono risultate prive di Green Pass e non hanno usufruito del trasporto pubblico locale. Altre 5 sono state sanzionate e dovranno pagare 400 euro di multa. E quanto emerge all'indomani del primo giorno di controlli disposti in provincia di Pescara dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo alla luce del nuovo decreto del governo che sarà in vigore fino al prossimo 15 gennaio. Non sono state registrate particolari criticità grazie alla professionalità delle forze dell'ordine, dei verificatori della società Tua e alla collaborazione dei cittadini, sottolinea il questore Luigi Liguori. Mi preme sottolineare l'accoglienza delle iniziative dei cittadini che hanno visto di buon grado la presenza delle forze di polizia, soprattutto alle fermate urbane ed anche negli esercizi pubblici. C'è stato un controllo esponenziale da parte di tutte le forze di polizia, con 433 persone fermate complessivamente nella provincia, di cui 164 esclusivamente nel capoluogo, ove sono state comminate 5 sanzioni, 4 comminate dalla Polizia di Stato, una presso una fermata di un pullman, la linea 38, in via Conte di Ruvo, e poi ci sono state altre 3 sanzioni comminate all'interno di un esercizio pubblico, a 2 avventori e dal titolare di un esercizio pubblico. Quello che vogliamo rimarcare è la soddisfazione nostra, perché stiamo contribuendo a debellare questa pandemia, e la soddisfazione dei cittadini. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche oggi. Le persone sanzionate invece come hanno reagito? Le persone sanzionate certamente non erano felici, anche se il signore che è stato fermato alla fermata ha detto che poi avrebbe provveduto a vaccinarsi al più presto, era sua intenzione farlo. I cittadini sono soddisfatti, perché viaggiare su un mezzo pubblico e sapere che chi mi viaggia a fianco viene sottoposto a controllo, quindi vengono un po' disincentivate le condotte di soggetti privi di Green Pass o di giustificato motivo. Addirittura potrebbe verificarsi che una persona che ha l'inibizione a circolare, perché magari sottoposta a quarantena, potrebbe salire su un mezzo pubblico. Questo non soddisfa e non rende sereni i cittadini. In questo momento i controlli li stiamo facendo principalmente alla discesa dei mezzi pubblici, proprio per non ostacolare i cittadini che magari fermati alle fermate, quando stanno per prendere il mezzo pubblico, potrebbero poi perderlo. Quindi ecco, cerchiamo sempre di conciliare le esigenze di verifica con le esigenze reali della cittadinanza, per arrivare finalmente a dire addio a questa pandemia. Le forze dell'ordine a Pescara sono impegnate anche in controlli finalizzati a evitare assembramenti e a verificare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Il primo cittadino di Pescara ha emanato 2 ordinanze, una che riguarda importantissimo il divieto di stazionamento nei pressi dei locali, soprattutto quelli di Piazza Muzzi del centro cittadino, dopo la chiusura dei locali, perché abbiamo verificato un certo assembramento di ragazzi dopo l'uscita dai locali, soprattutto e anche esercizi da ballo. Poi c'è quello del cosiddetto quadrilatero, sempre del centro cittadino, che obbliga adesso tutti quanti a indossare la mascherina. Invitiamo tutti a farlo, perché i controlli ci saranno ed è necessario che si facciano in questo momento in cui l'indice RT sta salendo in maniera abbastanza veloce.